Ecco. Perché mi hai allargato così? Dove andiamo con i guanti così storti adesso? Ciao amici, benvenuti a questo nuovo video. Oggi ancora qui a Vallelunga per la seconda gara della Smart EQ. Per chi si fosse perso il video precedente, ho finito in quarta posizione e la particolarità di questo campionato è che c'è l'inversione totale, quindi partirò quart'ultimo. È arrivata l'ora. Non mi è mai capitato di fare inversione totale. Parto in penultima fila con tutti teoricamente più veloci dietro qui con me. Ci andiamo a schierare. Una cosa molto strana anche questa, dover fare questi pochi metri in contromano tutti insieme. Questo perché non ci sarà il giro di formazione, per non consumare ulteriore batteria e conservarla tutta per la gara. Partiremo anche con tutto freddo, freni e gomme fredde, tra virgolette, perché fa un caldo assurdo. Bocca al lupo a tutti. Tante macchine davanti, tante. Potrebbe essere una gara divertente. Potrebbe, anche se da un lato un po' pericolosa. C'è Vittorio davanti a me, proprio qui con numero 9, Vittorio Ghirelli. Poi ho anche Azzoli appena dietro di me, anche lui molto veloce. C'è un alto livello. I più veloci sono tutti dietro adesso, quelli invece un po' più lenti sono davanti, ma attenzione perché davanti o nelle prime posizioni ci sono piloti, insomma, che in realtà hanno un ottimo passo. Come in gara 1, tutto il freno giù, tutto l'acceleratore giù, così la macchina si abbassa bene e si parte al meglio. I semafori rossi si sono spenti immediatamente, allora scatta Mattia Carlotto con Silvia Sellani in seconda posizione. Partenza buona, anche se a dire verità siamo partiti tutti uguali. Qua riguardando il video, secondo me sarebbe stato meglio stare all'esterno invece che all'interno. E lui? Dove sta andando? Qui entro nella S e forse ho azzardato un po' troppo il sorpasso e mi sono buttato dentro all'interno nella seconda parte della S. Qua curva 1 cerco di staccare tardi e cerco l'esterno. Anche se si difende molto bene, mi allarga, mi lascia poco spazio e non riesco a passare. E ancora qui all'esterno, vedo che c'è tanto casino all'interno, quindi mi butto all'esterno, tiro la staccata, vedo Vittorio all'interno, speravo mi avesse visto. Dai Vittorio, dai, perché mi hai allargato così? Ho reagito un po' male con tutta l'adrenalina addosso, ma forse non mi ha visto. Riguardiamo un attimo il replay. Come vedete, lui è ancora davanti, quindi secondo me in quel momento lì lui non mi ha visto. Io mi sono fidato troppo e ci siamo toccati. Volante storto. Eh sì, volante molto storto, sentivo proprio la macchina assolutamente non più bilanciata. Dove andiamo con il volante così storto adesso? Qua voglio recuperare, quindi tiro la staccata, sono giusto. No. Ecco. Ritiro. No. Macchina tutta storta con la botta con Vittorio. Scendiamo subito. In realtà io non volevo sorpassare, ho staccato tardi. Torelli ha staccato un po' prima perché aveva la macchina davanti, si è allargato un po' per incrociare e l'ho preso, colpa mia. Federico Leo, Sport Medias è fuori e la Smart è letteralmente affondata nella sabbia. Mi spiace per averlo toccato, ma
tutto il volante storto alla curva prima. Perché? Spiace davvero. Spiace davvero. Forse il giro prima è stato un po' ottimista di esterno, però avevo lo spazio. Dopo rivediamo. Sicuramente non l'ho fatto apposta. E io neanche adesso a toccarlo dentro lì. Sì. Arriva il trattore e te la tiriamo, eh. Sì, sì. Tu stai bene, sì. Fisicamente sì. Allora, lui è Gabriele Torelli. Io ho riguardato il video dell'incidente e mi assumo la responsabilità, perché è stata colpa mia. Io non volevo sorpassarti, giuro. Io ho stretto un po' troppo. No, però è più colpa mia. Perché sono arrivato al contatto con Vittorio, che mi ha allargato, però non mi ha visto. Volante storto, è colpa mia. Mi spiace. Allora ti faccio un regalo. Questo è lo scettro del potere nei contatti di gara 2. Mi spiace. Tornerò e mi farò tamponare da te. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Sono uno scemo.